Anyway. Della solidarietà, del dialogo. Spero che Dio mi dia la virtù per essere prudente nei momenti nella governabilità di questi 5 anni, ma nello stesso tempo anche l'altra virtù del coraggio nei momenti più importanti dell'amministrazione. Nello stesso tempo chiederò comunque il vostro sostegno sempre e comunque, perché col vostro sostegno avrò quel coraggio che mi conforterà nelle decisioni che a volte potranno essere anche non condivise da cui, perché quando si amministra il gioco forza ci sono certe decisioni che non possono essere condivise comunque da tutti. Questo qui però con la condivisione, con il sostegno, con l'amicizia, con la vicinanza, con la familiarità, cercherò di fare di tutti noi queste scelte. E sicuramente una scelta condivisa sarà sicuramente giusta e sostenibile. E tutto senza dimenticare comunque uno sguardo ai più deboli, perché molte volte proprio dai più deboli sono che ci danno delle lezioni, ci danno. A volte ci potremmo imparare proprio mentre noi molte volte non consideriamo la parte più debole, ma proprio da lì a volte vengono delle lezioni di vita. Un'ulteriore cosa per il bene comune, spero ci sia quantomeno, mi attendo una, se non condivisione sociale, quantomeno una comunità di intenti e una concordia sociale, perché solamente così ci potremo fare discutere tutti quanti il bene della nostra grandissima comunità. Grazie. Siamo convinti, l'ho detto in campagna elettorale, che lo sviluppo e il progresso di un territorio passi dalla maggioranza ma soprattutto da un'attenta opposizione. Quindi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto ma dall'altra parte dei banchi, e perché soprattutto teniamo a cuore lo sviluppo di questo territorio, abbiamo amore per questo territorio, ma siamo legati ai 5 anni che abbiamo condotti per risanare un ente che nel 2013 l'abbiamo preso allo sbando totale. Sappiamo noi i sacrifici oggi da opposizione che abbiamo fatto per ricondurre, per riportare questo comune ad avere un po' più di dignità rispetto a quella avuta presa nel 2013, e quindi un impotto forte alla nuova amministrazione, sapendo, e vi comunico già, che avranno da questa parte un'opposizione attenta ma ferrata su alcuni argomenti che abbiamo a cuore e che, se sapranno fare, e sicuramente lo sapranno fare il loro lavoro in maniera adeguata, sposeremo lo stesso indirizzo. Grazie a tutti e una buona serata. La nostra speranza, cioè la mia speranza, è quella di coprire tutto il territorio, quantomeno quello che era presente nella mia lista. Le elezioni ci hanno dato ragione ed effettivamente da un punto di vista territoriale andremo a coprire 5 centri del nostro territorio. Passo alle deleghe, semplicemente in ordine alfabetico. Mangia Pantaleo aveva la delega per lavori pubblici, urbanistica, decoro urbano, protezione civile. Lucia Paolo Scali, affari generali, programmazione europea, progetti speciali, turismo e spettacolo. Michele Salvatore, formazione, cultura, marketing, brand account. Il nuovo assessorato ci ho tenuto particolarmente a questa tecnica. Si chiama marketing, brand account, perché sulla Gaia noi puntiamo con questo. È l'unico esempio di città fortificata.
applicata all'Italia meridionale, quindi questo è il volano di sviluppo per tutto il nostro territorio. Scotti Mariangela, Polizia Urbana, Trasporti e Mobilità. La carica di vice sindaco a Lucia Pallamascalzo. Per quanto mi riguarda vuole vedere che a bilancio e tributi, personale, igiene e ordine pubblico. Tutti quanti auguro buon lavoro alla mia città. Grazie.
Sarà affiancato dalla vostra realtà.
correttezza e collaborazione e di essere supportato dalla competenza e dalla professionalità degli uffici e dei dirigenti comunali, con la ferma intenzione che il Consiglio Comunale sarà quel luogo di crescita politica, culturale e sociale. Porgo a tutti i consiglieri e al signor Sindaco e alla Giunta i miei migliori auguri di buon lavoro.
terre. Leo ed Elia come consigliere elettorale.
effettiva di maggioranza, mentre modo di farlo effettivo consigliere di maggioranza per la parte della commissione Paolo Francesco, ma vabbè, con Giuseppe dobbiamo dire, non so, però non sei con poi pure fa Maria, la vediamo. Attenzione, non mi sto stampando. Un po' di scivola. No, no, fate bene, non vieni qui. Grazie.